è un genio, raga, ma chi è? Non lo so, Gabbia Pizz. È perché si è sentito stra stupido a fare sta roba. No, tutte parole uscite dalla mia bocca. So perché, ma quando Leo racconta la storia così, so che sicuramente non è andata così. Zio, no, è così. Comunque, no, ma soprattutto è tornato in passaggi. In sé. Ha detto che si è sentito stupido. Potrei mai dire una cosa del genere? No, vabbè. Minchia, mi sento stupido, raga. Cioè. No, vabbè, perché sai, quando sei accecato dalla rabbia fai delle robe che, insomma, non faresti normalmente. In quel momento l'ha preso in mano, ha iniziato a spezzarlo. Dopo un po' è ritornato in sé, capito? E si è sentito un idiota, chiaramente. Solo che siccome era in ballo, per non sentirsi minchia un pollo, ha continuato a stritolare quel pad, capito? Cioè, era in ballo e quindi ha continuato a ballare. Ed è rimasto lì, minchia. Lui aveva detto inizialmente 4-5 minuti buoni. Sì. No, vero, vuoi sapere com'è andata la roba? Un paio d'anni fa, mentre giocavo a FIFA, io avevo già il pad che era bello demolito perché gli davo spesso mazzate contro la scrivania. Minchia, mi sono incazzato, ho preso, l'ho stretto, l'ho stritolato ed è esploso. È stata una roba istantanea, giuro, cioè. Minchia, chi cazzo sei? Un demone? Zio, ma era già tutto molle, ma non scrive perché nulla, lo sbattevo fisso. Era tutto, tutto sgretolante, minchia, l'ho stretto tra le mani e sei aperto. Buona. Gli zoccoloni, zio, poco tozzi. Ma come c'ha dei zoccoloni? Chi è il viso? Mi fai tanto simpatico, Nico. Ti metto la faccia negli zoccoloni. Come i zamponi. Io sono morto letteralmente per sta roba, giuro. Se lo comprime con quegli zoccoli, cosa succede? Ti metto la faccia negli zoccoloni di un cavallo, vediamo. Bella, Kingone.